della gestione della broncopneumopatia cronico-ostruttiva, una malattia cronica che affligge oltre 3 milioni e mezzo di italiani, è importante che l'approccio sia il quanto più possibile integrato tra medico di famiglia e specialista ospedaliero. I malati sono tanti, sono oltre 3 milioni e mezzo e dunque non è possibile lasciare questa gestione unicamente allo specialista. Abbiamo sentito il loro punto di vista nel corso di un evento che si chiama Aper di Fiato, che è appena terminato qui a Roma presso il Senato della Repubblica. Il dottor Marrocco, il medico di famiglia, ha un ruolo molto importante nella gestione delle persone con BPCO. Ci dice quali sono gli elementi chiave del vostro contributo alla gestione di questa patologia? Ma l'elemento chiave è quello classico, quello di vedere il paziente nel suo insieme, perché sono pazienti cronici e sono quasi sempre pazienti con più patologie. Quindi trattare anche l'aspetto ovviamente specialistico di patologia, ma mantenere sempre l'occhio su tutto il paziente. Relazionarsi con lo specialista lì dove serve, ma gestire anche nel proprio ambito, nel proprio ambulatorio, quello che sono le problematiche anche di diagnostica. Noi crediamo che una diagnostica cosiddetta point of care, così la possibilità di gestire le spirometrie, sia già un momento di grosso supporto al processo di cura di questi pazienti, che altrimenti aspetterebbero mesi se non anni per avere una spirometria. Certo, perché le persone con BPCO sono circa 3 milioni e mezzo in Italia, non le possono gestire gli specialisti da soli, certo. È un lavoro che dovete fare insieme. Cosa si potrebbe fare di più, dottor Marrocco? Ma diciamo che il rinnovamento di quello che è l'organizzazione della medicina del territorio in relazione con l'ospedale può essere la chiave di volta. Dobbiamo sburocratizzare, ma in modo serio, la nostra attività, dedicarci di più ai nostri pazienti e creare un livello di interazione strutturata, non basata soltanto sulla conoscenza personale, sostenuta appunto dal servizio sanitario nazionale e regionale, affinché siano i dati e le informazioni che girano tra il medico di medicina generale e lo specialista e non il paziente, che come una palla di biliardo troppo spesso è lui che trasporta informazioni tra i due professionisti. Dottor Ora, qual è il ruolo dello specialista nella gestione della BPCO e che cosa si potrebbe fare di più per questi malati? Allora, lo specialista pneumologo è una figura molto importante, perché il ruolo che ha è quello di inquadrare il paziente anche da un punto di vista fisiopatologico, o soprattutto da un punto di vista fisiopatologico, e impostare la terapia. Il paziente respiratorio è un paziente molto complicato, perché ha bisogno di fare una spirometria, ma la spirometria semplice non basta per capire la parte respiratoria, bisogna fare degli esami un po' più avanzati, e soprattutto nella diagnosi precoce adesso rientrano degli esami ancora più avanzati che solo uno specialista può fare. È ovvio che la gestione del paziente respiratorio e del paziente BPCO in particolare è una gestione integrata vuol dire che una volta inquadrato e impostata una buona terapia dal punto di vista pneumologico, deve essere affidato e gestito ovviamente dal territorio e dal medico di medicina generale, perché anche da un punto di vista numerico non è possibile gestire tutti i pazienti. Però un primo inquadramento è ancora, a mio avviso, di carattere specialistico. Soprattutto la cosa migliore è fare una bella fotografia del paziente, una fotografia dei polmoni, di come respira in maniera completa. Poi si riaffida e si segue anche con una spirometria semplice, però all'inizio una bella foto fa anche emergere tutto un sommerso che con esami un po' più semplici questo non è possibile. È ovvio che lo pneumologo però deve essere integrato di altre figure. Ci sono figure molto importanti come gli infermieri. Un infermiere ad esempio in un ambulatorio, un infermiere specializzato in un ambulatorio è una figura molto importante, perché riesce a gestire quella che è l'educazione del paziente. L'educazione e la coscienza del paziente è un punto chiave nella gestione. E poi esistono altre figure più o meno neglette, nel senso che alcune figure non sono ancora, c'è stata una figura ad esempio che storicamente è stata poi è venuta meno per motivi che non sono ben chiari, anche forse molto responsabilità della pneumologia, che è il tecnico di fisiopatologia respiratoria. Il tecnico di fisiopatologia respiratoria è proprio quella figura che servirebbe a fare una buona spirometria, una buona pletismografia, che vuol dire è un esame un po' più avanzato che serve a vedere tutti i volumi. E poi ovviamente la relazione dello pneumologo con il medico di medicina generale è un altro punto molto molto importante. Anche questo, su questo si può lavorare molto.